edizione di Romics 2-5 ottobre in Fiera di Roma. Mi sono stata una perucca, direzione artistica di Romics, Max Giovagnoli, responsabile dell'area cinema di Romics e di Romage. Quest'anno un'edizione veramente piena di cose, di tante novità, grande attenzione e tantissimi incontri con gli autori e ampliata anche nell'aspetto entertainment e cinema, quindi un'edizione che ci vede in qualche modo sempre in crescita anche rispetto ai contenuti che da proporre al nostro pubblico, in qualche modo un'edizione che arriva dopo lo straordinario successo di quella di aprile, come sapete Romics da 2 anni ha 2 edizioni per l'ottobre, in cui ad aprile abbiamo superato praticamente tutti i record di visitatori che aveva Romics, edizione speciale dedicata a 35 anni di Batman, Jedi e così via. Quest'anno a Romics una grande attenzione alle matite italiane, che hanno conquistato tutta l'Europa, il mondo, da diversi punti di vista. Abbiamo ben 3 Romics d'oro italiani quest'anno, Lelio e Stefano Babini, tutte e 2 della loro carriera hanno avuto la fortuna di incrociare Ugo Pratt, Lelio ha collaborato con lui a delle appunto numerosi delle uscite dedicate al Porto Maltese, e di Vianello avremo anche una bellissima mostra di acquarelli originali. Chiaramente nella cartella stampa trovate tutti gli approfondimenti, devo dire che è una cartella stampa molto, molto piena, insomma, c'è veramente tutto, e poi chiaramente anche sul nostro sito che tutto quello che vi dovesse occorrere in quanto immagini e quant'altro c'è appunto con il suo Quattrini nello suo ufficio stampa che vi potrà fornire di tutto. Oltre appunto a questi 3 Romics d'oro italiani, con la presenza di Enrico Fernandez, dobbiamo dire che il fumetto spagnolo in questi ultimi anni ci ha sorpreso sempre di più, anche la Spagna è un paese che dal nostro punto di vista ci ha offerto veramente belle sorprese. Lo scorso anno abbiamo avuto Paco Roca, il vincitore dello scorso anno del concorso era Latte di Volare, quindi sui prodotti di Roma è stato Latte di Volare, è stato il fumetto spagnolo, e quindi c'è veramente una particolarità e una molto, come dire, molto personale che ci piace molto. Oltre a questi autori abbiamo la presenza di Disney quest'anno veramente in forze, quindi uno stand molto particolare, e la presenza di autori tra cui Marco Gervasio, Silvia Zini che presenterà in anteprima Romics proprio la sua ultima raccolta di fumetti, e Fabio Boucher. E questi tra l'altro saranno anche protagonisti di laboratori dedicati al fumetto di Puccini, con una parte che poi vi parlerò magari un po' più avanti. Disney quest'anno l'abbiamo anche scelta proprio per rappresentare l'immagine di Romics, avete visto appunto, la vedrete anche poi su Roma, la campagna, la nostra campagna che è quella di Wizards of Mickey, che è appunto la collana che è uscita un po' di anni fa e che ha visto il percorso di tutti gli amatissimi personaggi di Disney in stile fantasy, e devo dire che è stata un'immagine, adesso non so se c'è dove prima l'avete vista tutto il tempo prima, in qualche modo ci è piaciuta molto perché l'abbiamo sentita anche più vicina al mood di Romics, il mood fantasy, la creatività, la rilettura dei personaggi in maniera trasversale ci caratterizza, perché appunto poi Romics parte profondamente appunto dall'amore per il fumetto, quindi la presenza di grandi autori, convegni a tema e tantissimi incontri, fino poi ad arrivare alla parte entertainment, quindi tutta la fascinazione che gira intorno al fumetto, quindi fino ad arrivare al cinema, fino ad arrivare alla parte dei videogame, che sappiamo insomma che in questi anni siete veramente molto vicini alla tematica sia fumetto che cinematografica. E la parte anche ad esempio più ludica, possiamo dire, che appunto poi l'espressione dei fan con il mondo del cosplay, quindi il fatto poi di arrivare a impersonare il personaggio amato, quindi anche
poi di questo vedremo un pochino gli appuntamenti più avanti. E, oltre a questo, anche un'attenzione alle materie italiane in questi anni, come dire, c'è tutta una nuova generazione di materie italiane che ha conquistato anche gli Stati Uniti, quindi diciamo che hanno poi conquistato le major, quindi la casa delle idee, Marvel, DC Comics, e in qualche modo quindi avremo occasione anche di incontrare questi autori, di capire un po' come è stato il processo, quindi Francesca Manfredi, Marco Dell'Edera, Stefano Caselli, Valerio Schini, che saranno presenti appunto qua a Stefano. E questo è un po' il quadro degli appuntamenti principali, poi troverete appunto un programma molto preciso della vostra cartellina, anche riguardo all'Officina del Fumetto, alle Peculiarità, che appunto contiene poi tutti gli incontri principali. Sono veramente tanti, quindi insomma poi se ci sono curiosità particolari, in cui appunto anche qui si vede proprio la trasversalità della proposta di Romans, fino ad arrivare un altro autore appunto che andremo a incontrare, Alessandro Pilotta, quindi grandissimo sceneggiatore che collabora appunto fondatore della Mondego, casa editrice, fino poi al lavoro su Dylan Dog, al lavoro su Walter Buio, che è appunto una serie che è stata edita da Star Comics, e gli incontri chiaramente con le varie case editrici, una conferenza molto interessante della i vari appuntamenti e sullo storyboard, perché in effetti lo storyboard sembra è in effetti lo strumento che in qualche modo ci aiuta a leggere in maniera multimediale e transmediale le varie le varie media, quindi dal fumetto al cinema davvero, alla pubblicità e così via. Fernandez è stato appunto storyboardista di due metraggi molto importanti, il notturno e il sigle di Spagnoli, e avremo la presenza appunto di storyboardisti di animazione, storyboardisti per il cinema, e quindi un confronto tra artisti che poi sono arrivati, chi è un momento, chi ha il cinema davvero e così via, partendo da un media appunto che è lo storyboard, da uno strumento che è lo storyboard. E poi c'è stato molto interessante, tra l'altro a questo diremo una lezione tecnica con un animatore canadese che ci presenterà appunto le tecniche dello storyboard con tutto il mondo. Quindi in effetti un altro modo per avvisare sostanzialmente la creatività. E a questo punto io farei un piccolo stop rispetto al contenuto fumetto e parlerei dei grandi contenuti di cinema.